Onda Web Radio è sponsorizzata da Melgraf Centro Stampa, Pizzeria Bella Figliola, Il Massimo della Pizza, Fricandò Caffetteria, Demetra Life, Navidad Eventi, Paintball No Limits, Ripariamo, Multicenter School, Neverland Animazione. Grazie a chi ogni giorno crede nel nostro progetto. Le interviste di Web Radio Italiane. Eccoci qua, ben trovati. Oggi con noi su webradioitaliane.it una bellissima cantatrice. È con noi Marta Ferradini. Grazie Furio. E anche bravissima, te lo volevo dire di persona, bravissima. Persona virtuale, diciamo, ecco, ormai questo è la... Non sei vera? No, nel senso che non siamo insieme fisicamente, devo dire. Vero. Siamo accanto, ma divisi da uno schermo. Allora, Marta, ti faccio una battuta subito, così ti faccio arrabbiare. Figlia d'arte. Beh, non è una battuta, in realtà. È la verità. Figlia d'arte, sei venuta su benissimo, in mezzo alla splendida musica del tuo papà, però noi vogliamo sapere di te. Come nasce Marta Ferradini come cantautrice? Ma è una bella domanda, nel senso che non è scontato, no? Che uno si metta poi a scrivere le proprie canzoni, anzi, soprattutto oggi che ci sono tantissimi interpreti, diciamo che con la scena indie è rifiorito il cantautorato in chiave moderna, se vogliamo. Vero. Però è una bella domanda. Inizialmente pensavo, infatti, ho fatto l'interprete, ho partecipato a diversi progetti come interprete, sia da sola che con mio padre. E poi però diversi anni fa, non dico quanti, sei giovanissima, ecco. Scusa, no? Dai, vai. Beh, ieri appunto, no, a un certo punto ho deciso, cioè ho sentito la necessità più che altro di scrivere anche le cose che cantavo, perché mi è capitato di lavorare con anche importanti autori che mi scrivevano le canzoni, però non funzionava, nel senso che mi rendevo conto, cioè non riuscivo a capire se davvero davo qualcosa di più a quel brano. Certo. Interpretandolo, anche perché poi, sai, tu canti delle canzoni, canti in italiano, canti delle storie, e o le senti davvero, o devi essere molto bravo a veicolarle come se le avessi vissute, no? Io sentivo che avevo bisogno di scrivere cose, insomma, mie, ecco. E quindi un po' di anni fa ho iniziato questo percorso come cantautrice, e il primo passo che ho fatto come cantautrice, se la memoria non mi inganna, è stato partecipare a una compilation di cantautorato al femminile che si intitolava Anatomia Femminile, costruita, diciamo, realizzata da Michele Monina, un giornalista musicale anche molto importante, e ha chiamato varie cantautrici a raccontare il corpo della donna. Mi sembrava molto interessante. Bello. Io, cioè, praticamente devi partire da una parte del corpo e scrivere una canzone. Io ho scelto i polsi, anche perché sinceramente potrei anche fare quella che se la tira e dice polsi, perché in realtà tutte le altre parti, diciamo quelle più, gli occhi, erano state già prese, quindi ecco. Avevo poche cose di spazio. Quindi ho preso i polsi e ho scritto un brano che si intitola Rosso Marena, che è finito in questa compilation, e ho parlato dei polsi come, insomma, una cartina tornasole della pressione amorosa, se vogliamo così dire, cioè dell'eccitazione, ecco, visto che scorrono le vene sui polsi, e mi è piaciuto, insomma, scrivere questa cosa. Domanda, ma come faceva? Te la ricordi? Sì, rosso amarena, la tua cantilena è sulla mia schiena, di rosso amarena, una cosa del genere. Era un tango. Un tango, tanghiera. Bello. Sì. Bello, 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 bello. Sì, sì. E quindi iniziata così, e poi pian pianino ho partecipato a Lunezia, sono arrivata finalista a Lunezia, poi ho fatto, poi vabbè, c'è stato l'incontro con Bungaro, di cui penso parleremo, e lì la cosa bella è che comunque, sì, c'era a fianco lui, nel senso che mi ha scritto le musiche, però
A parte che le scriveva su di me, proprio perché ci conoscevamo e parlavamo, eccetera, ma poi tante volte, come anche poi è nata Marta Rossi, sono nati dai miei testi le sue musiche, e quindi partiva da una mia verità, ecco. Questa collaborazione quindi è stata molto importante, perché appunto non era un autore che scriveva per me il brano, come dire, senza conoscermi o ad hoc, così me lo dava già confezionato, ma in realtà appunto c'è stata questa vera e propria collaborazione, e spesso partivano dai miei testi, quindi c'ero io, ecco, in quelle canzoni. C'eri te. È stato molto utile anche a livello emotivo, diciamo, Bungaro. Beh, sì, assolutamente, anche perché, sai, lavorare con grandi autori o comunque con grandi professionisti, perché lui è anche un cantautore, esatto. Può essere sempre un'arma a doppio taglio, nel senso che a volte, se tu non hai una personalità forte, ti puoi lasciare molto influenzare, no? Da queste, certo, persone, che anche perché ti fidi e soprattutto le stimi. Però, nei migliori delle ipotesi, come è successo con me e Tony, diciamo che a volte appunto la cosa bella è che comunque impari tantissimo da queste persone, e forse è stato il primo che mi ha fatto vedere, diciamo, questa passione come una professione, ovviamente a parte mio padre, però era una persona esterna, insomma, e quindi era diverso il rapporto. Senti, la pressione esterna, non voglio far arrabbiare il papà, la pressione esterna era più valutata rispetto a quella interna. La pressione, aspetta, cioè, ricordo. Nel senso. Perché sembra un po' una supercazzola così. Brava, sì, te l'ho detto, io sono un po' estemporaneo. Nel senso, è più valutato un dialogo che viene da fuori o che viene dalla famiglia? Un dialogo? Sì, un consiglio. Ok. No. Mi stai facendo l'esame di italiano. No, non capisco dove vuoi, cioè non saprei, se vuoi ti rispondo con Marta, una poesia. Ti ho messo in guardia, ti ho messo in guardia. No, è che non capivo dove volessi andare a parlare, sì. Ho capito adesso. Sì, cioè, da parte mia, se prendo più in considerazione un consiglio esterno o quello di mio padre, questa è l'idea, giusto? Certo. Ok. Ma... Beh, sicuramente mi fido di mio papà, perché a parte essere un grande cantautore, anche mio padre, però ascolto molto anche le persone esterne, se le stimo artisticamente, ho ascoltato tante altre, ho avuto anche altre, come dire, collaborazioni anche con personaggi super famosi, nessuno lo sa, magari stasera lo riveliamo in battuta. Ma guarda, tanto tempo fa, no, 2 anni fa ho avuto che fare, per un anno circa, ho collaborato con Gianluca Grignani. Perché voleva produrmi, poi è stata un po' rocambolesca, diciamo, come collaborazione, però anche di lui, cioè, a parte gli scherzi, comunque è un grandissimo autore, e ho potuto verificare anche, insomma, non solo da pubblico, ma da persona con cui, insomma, avevo stretto contatto, che diciamo che è veramente geniale lui, e quindi mi sono anche fidata dei suoi pareri, assolutamente. Quindi, insomma, io credo che se stimi una persona e ti piace quello che fa, ascolti, certo. Questo è importante, credo. Senti, ti porto su Marta Rossa, me ne parli? Sì, me ne parli, hai detto? Sì. Ok. Non mi prende sul serio, la Marta, non mi prende sul serio. Sono un po' Marta Rossa, Marta Rossa è birichina. No, è che non ho sentito, stavo parlando e non ho sentito quello che hai detto. Ma Marta Rossa, appunto, è un brano che in realtà è nato proprio a uno stage di scrittura creativa con Bungaro. Eravamo a Roma con tanti altri ragazzi giovani come me che volevano fare cantautori, e lui ci portava, insomma, a scrivere dei testi facendoci delle domande su noi stessi, ecco, non domande scontate ma anche domande belle profonde, e finita, diciamo, c'era una parte in cui ognuno si raccontava rispondendo a queste domande. Finito queste domande, lui mi ha detto: ma perché non scrivi? Perché probabilmente durante la mia esposizione ho citato più volte il colore rosso, perché io adoro ovviamente il colore rosso. E allora lui mi ha detto: scrivi Marta Rossa. E ho detto: ah, ok. Quindi poi mi sono, insomma, un po' isolata quando c'è stato il momento di creare ognuno per sé. È uscito questo testo, è nato prima il testo di Marta Rossa. A lui è piaciuto tantissimo.
E mi ricordo che dopo qualche giorno mi chiama, lui è a Roma, io sono a Milano, quindi ci sentivamo al telefono, e mi dice: guarda, devo uscire per fare delle compre, però è venuto un acquazzone a Roma, ho preso in mano la chitarra e il tuo testo mi piaceva talmente tanto che in 10 minuti è uscita la canzone. Ascoltala e dimmi cosa ne pensi. E devo dire che appena l'ho sentita ho detto bellissimo, cioè era proprio perfetta, insomma, per quello che era il testo che avevo scritto. Quindi è nata così Marta Rossa, ed è un monito a osare nella vita. Può sembrare una frase fatta, ma io ci credo molto, e quando osiamo, osare vuol dire ovviamente non farsi limitare dalle proprie paure, dalle proprie incertezze, insicurezze, che tante volte sono veramente solo nostre paranoie. Vero. E quando osiamo vinciamo, ma non è che vinciamo nel senso che abbiamo successo, vinciamo perché ci esprimiamo davvero, ecco, e questo è il senso della Marta Rossa. Vero. E noi abbiamo il video, eh? Vai Max! Selvatica su spiagge notturne di terra umida. Marta, 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 Marta Rossa. E sale l'odore di vernice fresca, come in amore parlare non basta. Marta, 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 Marta Rossa. Dentro al coraggio, al silenzio, come uno sguardo in movimento, e smuovimi dentro come spazio nel tempo, e questo incendio, Marta Rossa, accendilo, accendilo. Di sguardi vestita, sempre emozionata, innamorata, Marta Rossa e lucida, appesa al mondo per la punta dei capelli, soffia sulla vita che si illumina. E muoviti dentro al coraggio, al silenzio, come uno sguardo in movimento. Smuovimi dentro, raccontami il senso di questo incendio, Marta Rossa, accendilo, accendilo. Qualche volta è lacrima nelle tasche l'anima, ma si vuole libera di sentirsi unica, nei suoi occhi nevica, ma si strucca lì. Marta Rossa intima e non muore mai. E muoviti dentro al coraggio, al silenzio, come uno sguardo in movimento, e cambia di segno come spazio nel tempo a questo incendio. Molto carino il video. Sì, ci tengo a dire che è stato fatto in quarantena durante il primissimo lockdown a maggio del 2020, quindi avevamo a disposizione, ecco, poche, sicuramente non grandi location, però ho voluto, anche per superare questo che insomma è stato un periodo pesantissimo, soprattutto di distanziamento sociale,
ho voluto superare queste distanze chiedendo a amici e ad artisti del, ho lanciato diciamo un contest sui social, chiedendo appunto se avevano qualcuno, insomma, degli artisti, degli illustratori, se avessero voglia di disegnare la loro Marta Rossa. E quindi mi sono giunti tantissimi, tra l'altro bellissimi anche, bene, disegni, anche perché credo tuttora che il testo sia molto immaginifico, quindi si presti molto a essere disegnato, a essere immaginato, no? Poi c'è il colore nel titolo, quindi ho detto, era perfetto, e è stata una bella, cioè, mi è piaciuto molto perché ha avuto grande adesione e gli artisti sono stati molto carini a prestarsi e mandarmi le domande. Vero, 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 vero. Senti, che ne pensi di Sanremo? Però anche ridi, tu. Ride. Oh, tutte le volte le faccio domande laconiche. Cioè, cosa ne pensi di Sanremo? Ma la città è bellissima, la città dei fiori. Bella, è una bella città. Furio, è una bella città Sanremo, si affaccia sul mare. Lancia delle bombe così e poi lascia che l'interlocutore scelga, ecco. Certo, potevi scegliere città o festival, ho scelto la città, anch'io ho scelto la città. Sì, forse è meglio. attenzione, scivoli però, hai detto forse è meglio, vedi, attenzione. No, nel senso che piuttosto che esprimersi sul festival, che è sempre molto controverso, ogni anno tanto è controverso il festival, quindi insomma, sì, mi esprimo sulla città. Certo. Apriamo un cassetto, c'è un sogno, quale? Comunque guarda che potresti veramente essere il nuovo Marzullo? Sì. Il nuovo Marzullo, sono già appassito, vabbè. No, dico con queste domande belle, no. Il prossimo sogno, ma la serenità. Oh, la serenità. Sì. Giusto, ne parlavo oggi. Cosa vorresti, i soldi o la serenità? Ma la serenità, no, scusa, è vero, perché è un po' di tempo che manca questa serenità nella nostra società, un po' troppo tempo. Sì, io penso proprio che sia così. Comunque siamo, per n motivi più o meno validi, più o meno veri, siamo tutti angosciati, sempre di fretta, poi Milano, figurati, insomma, la città della corsa, forse non ha tutto questo senso, ecco. Correre, è vero, si corre troppo velocemente, viaggiamo in millisecondi e non ci guardiamo più dentro. Bravo, io ho proprio scritto, tra l'altro, nel primo album che pubblicherò, c'è proprio una canzone che parla di questo, inizia dicendo ho dovuto togliere tutto per ricordarmi io chi sono, perché comunque credo che, cioè il problema non è, nel senso, non è che tutti sbagliamo perché siamo tutti stupidi, ma il problema è che comunque è la società che ci porta a vivere così, siamo bombardati da mille stimoli, guarda solo il cellulare, cioè con un cellulare in mano puoi andare ovunque, vedi di tutto di più e quindi diventa difficile soffermarsi su qualcosa e per primi su noi stessi, ascoltarsi cioè, è diventata diciamo una pratica che possono fare solo gli yogi, ecco, chi pratica meditazione, perché altrimenti non ti fermi mai, e questo è, credo che non faccia bene, ecco, a prescindere, insomma. Vero. Senti, dopo la pioggia solitamente esce l'arcobaleno. L'arcobaleno. Dai, ce ne parli di questo arcobaleno. Sì, questo brano è stato scritto, ora non ricordo esattamente, penso 2 o 3 anni fa, è uscito a febbraio del 2019, giusto? Quindi 2 anni fa. è uscito con la produzione di, ci tengo a dirlo, di Valentino Forte per la Onde Sonore Records di Francesco Altobelli, che hanno creduto in questo primo singolo. Ed è un brano che è nato di getto, un po' come Marta Rossa, e parla di qualcosa che in realtà c'entra con quello che dicevamo prima, nel senso che rientra nel benessere della persona, di quello che io ho definito l'inquinamento emozionale, che è una mia invenzione per descrivere però una realtà che penso viviamo tutti, cioè magari appunto ci svegliamo male la mattina perché sappiamo già che ci aspettano 250.000 cose da fare e questa angoscia, questo stress che proviamo, tante volte lo buttiamo sugli altri, lo vomitiamo sugli altri senza accorgercene, però questo crea un circolo vizioso, perché se domani mattina tu magari, no, senza, a parte gli scherzi, però se una persona
Ma sì, se domani tu arrivi in ufficio e dici una cosa poco carina a una persona, questa persona ci rimarrà male, si sente magari ingiustamente aggredita e questa energia negativa che ha messo dentro, che ha dovuto ingoiare, in qualche modo la ributterà fuori su qualcun altro. E quindi questo crea un circolo vizioso. Ecco perché nella canzone io inizio dicendo perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati, perché siamo tutti vittime carnefici in questo gioco, nel senso che a tutti è capitato, nessuno potrà dire il contrario, di trovarsi o da una parte o dall'altra. E quindi insomma è una riflessione su quanto le nostre emozioni debbano essere giustamente regolate piuttosto cioè, e non riversate sugli altri ingiustamente, ecco questo. Vero, vero. E noi ci vediamo anche questo bel video. Perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati. Perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati. Blu, prima eri blu, come un veliero, viaggiavi forte e fiero. Nero, sei diventato nero, come il carbone che viene giù dal cielo. Come siamo piccoli, seduti tra i giocattoli, perché lo sai, è un blackout del pensiero. Dentro i nostri alibi siamo irraggiungibili, ma basterebbe un passo per scoprirci simili. L'inquinamento emozionale, ma dentro i nostri limiti ci crediamo liberi e non riusciamo a fare un passo per comprenderci. Mille colori diversi illuminano il nostro cielo, non devi sentirti sbagliato perché siamo. C'è dubbio, immagine, tecnica canora. A Sanremo andiamo a mangiarci una pizza, per iniziare, poi vediamo. Senti, a cosa stai lavorando? Sto lavorando al primo fatidico album. Sì. E niente, insomma, è un lavoro bello tosto, perché non sembra, ma fare un album è impegnativo. Quanto manca? Però sono... Quanto manca? Siamo curiosi,
Lo vorrei sapere anch'io. No, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. Manca, diciamo, ancora 2 o 3 brani da arrangiare, ma sugli altri siamo a posto. Quindi, insomma, buon punto di lavoro. E, no, sono contenta. Senti, le pagine social per venire a curiosare, disturbare. Marta Ferradini, mi trovate sia su Facebook che su Instagram, così. Venite pure, anzi, mi farebbe molto piacere. Ultima battuta, la musica è che cosa per te? La musica è comunicazione, la musica. Comunicazione. Musica è... Ecco. Cosa? Colore. Certo, colore, tutti i colori, arcobaleno, perché ha tanti colori la musica, assolutamente. Però comunicazione, penso che, a parte gli scherzi, è emozione, quindi quando tu emozioni una persona gli stai comunicando qualcosa. Bene. E poi è un linguaggio che secondo me è molto più diretto delle parole, nel Bene. Senso che se noi ascoltiamo anche una musica, che ne so, araba piuttosto che indiana, cioè di una cultura che non ci appartiene, ma sentiamo che, come dire, nonostante la cultura, le distanze di tutti i tipi che ci, appunto, che ci caratterizzano, sentiamo quella musica, cioè sentiamo quella persona che sta cantando. Proprio oggi, guarda, ho aperto Spotify e c'era nelle top 50 mondiali, magari uno famosissimo che io non conosco, però penso fosse indiano, era musica indiana, e mi ha colpito, era bella, cioè mi trasmetteva, anche se non capivo ovviamente una parola, e non so chi fosse questo artista, era bravo, era forte, cioè va al di là di tutto la musica, e questa è la sua potenza. Vero. Marta, ti dico grazie mille. Grazie a quando voi. Esce l'album, quando esce l'album, mi raccomando. Batti volentieri. Un colpo. Grazie. Assolutamente. Grazie a voi, grazie a tutti e buona musica italiana. Ciao.